bisogna sempre guardare. Una giornata importante è quella che si è svolta oggi alla Paladin Martini di Montesilvano, una giornata in cui tanti studenti hanno potuto vedere la differenza fra un percorso da fare e uno da non fare. I giovani verso la cultura della legalità, questo è il tema dell'incontro, ma anche la giornata conclusiva del percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Montesilvano. Iniziativa del Lions Club in collaborazione con la Fondazione Premio Nazionale Paolo Borsellino, patrocinata dal Comune di Montesilvano e dalla provincia di Pescara. Un'emozione particolare quella vissuta oggi dai ragazzi quando è salito sul palco il giornalista vice direttore dell'Espresso Lirio Abbate. E con questo vi lascio, dicendovi soltanto che quella mafia che ha fatto quelle stragi lì, gran parte di loro sono stati arrestati grazie all'impegno, come dicevo prima, di uomini come il questore di Pescara. Ma ci sono altre persone invece che sfruttano ancora oggi il metodo mafioso, che in silenzio, con la complicità di molti professionisti, politici e altri che non hanno ritegno, diciamo, e vogliono guadagnare sulle spalle nostre, continuano in molte zone dove voi non immaginate che possa annidarsi il virus della mafia. Ecco, quella può generare nuove catastrofi. Allora in questo dovete ragionare con la vostra testa e dovete a scuola fare delle cose che vi possono portare a migliorare la vostra vita, per il vostro futuro, a ragionare e soprattutto a essere sempre curiosi e chiedete ai vostri insegnanti, ai vostri genitori, fate domande, continuate. Se non lo fate, fate domande, per chi le fa ne faccia altre domande. Continuate a sapere e a conoscervi e a informarvi. Grazie e buona giornata a tutti.